Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di Pokémon Spinel. Nello scorso episodio abbiamo affrontato la palestra, l'abbiamo sconfitta e ci siamo ritrovati con questo team e con questi livelli al nostro seguito. Ho catturato Bidoon, il grande Bidoon, il ritorno del mitico, per utilizzare Taglio e proseguire nella nostra avventura che vi ricordo ragazzi non durerà ancora per molto perché il gioco è in sviluppo e quindi questa qua è semplicemente una demo. Io questo video ragazzi, attenzione alla frase per eccellenza che ogni youtuber usa, non lo volevo fare, ma perché non lo volevo fare? Non lo volevo fare ora. Difatti avrei voluto editare i video che usciranno durante queste due settimane nelle quali sono stato in vacanza. Ormai dico sono stato perché questo video qua dovrebbe essere verso la fine delle mie vacanze. E nulla, è saltata la connessione, quindi io non ho tempo per editare i video, non ho la connessione per editare i video. Il mondo è una merda e io bestemmio. Comunque ragazzi, prima di proseguire, oltre a lasciare un bel like per sostenere la serie, vediamo che Pokémon ci danno qui. E attenzione, ecco perché mi piacevano le vacanze. Scatterbug, muori tipo, ti pre... ragazzi è tornato sincro. Tra l'altro in questo, tra l'episodio, tra un po' di video e le altre, tipo io sono stato in vacanza. Perché le mie vacanze, allora vi spiego, si sono strutturate della serie. Sono andato in Toscana 5 giorni, dal 27 al... Dal 28 al 3, scusatemi. Sono ritornato il 4 e il 9 riparto di nuovo. Cioè, pensate com'è bella la mia famiglia, come sono belle le mie vacanze. Youngster Kate manda in campo Flabe Cancro B, perfetto, eccolo qui. E quindi nulla, tipo, tra una vacanza e l'altra sto registrando un botto di... insomma, un casino. Voi guardate i video. A posto così. Tra l'altro, a che livello... tu a che livello me lo sei, dice... Ok! Però, tipo, non mi sono allenato ora che ci penso. C'ho Tylo al 15 senza un motivo apparente. Sincro che è scarsissimo. Va bene così, ragazzi. Allora, tra l'altro, Flabebe è solo di tipo folletto. Quindi Tylo non gli può fare una mazza. Fairy Wind, madonna, tua madre alla Wind che manda le offerte. Allora, Wing, vedi di... Wing, cazzo è Wing? Ok, raga, sto andando insieme. Allora, questo gioco penso che abbia un bug intrinseco, ossia questo. Oh, livello 12. Grazie a Gesù. No, minchia, perché l'ho detto? Vabbè. Ok, perfetto, questo qua parlava di Kalos, quindi sti cazzi, va bene così. E, ok, quello lì è un fantallenatore, suppongo, e a quanto pare mi sfida. Ok, carinissimo sto percorso. Grazie. Molto carino sto percorso. Raga, io non cap... Ah, super po... Ah! Raga, ok... Tipo, questo percorso qua evidentemente è fatto con il culo delle capre, perché no, non va avanti. Ole, allora, fermi. Prima di affrontare questo energumeno, vediamo di curarci un attimo, pregando di avere... Oh, ok, pozioni bellissime, perfetto. Vita piena per il nostro sincro, speriamo che tipo adesso... Tra l'altro sì, mi sono dimenticato di dare il soprannome a Tylo, non so se l'avevo già detto. È una settimana che non registro, non vogliatemene. Bugs are cool. Aspetta, ma... Perché ha detto che... Cioè, parlava di cole... Vabbè, perché se un fantallenatore ha i Pokémon di un pigliamosca, raga, queste classi confuse? Allora, vai, Sincro, il tuo momento. Ficcaci un bubble veramente di quelli arroganti. Aspetta, questo qua... Infatti è di tipo erba, io sono un ritardato mentale. Ok, però diminuisce la velocità, raga, è una grandissima cosa. Cioè, non che in realtà sia così grande, però... C'hai un po' la mamma troia, eh? È un pizzico proprio quel gusto di andare in giro... Con il cazzo tra le gambe. Muori, olè, perfetto. Tra l'altro ho come l'impressione che faccia di più bubble di attacco rapido. Adesso testeremo questa mia teoria confermata. Vediamo se sarà confermata o meno, attenzione. Confermata il cazzo, ragazzi. Sono più forte con attacco rapido. Va bene così, ragazzi, si sa che io non so fare teorie del resto. Sincro, vai, buttalo giù. Siamo a 4 minuti e 11. Ho già sclerato, perfetto. No, veramente spettacolare. Spero comunque che questa serie stia andando bene, ragazzi. Vi invito a sostenerla. Io ultimamente i feed ho visto che stanno facendo un po' cagare. Però ragazzi ormai mi sono abituato. Cioè nel senso sti cazzi io carico. Se il video va male si riprenderà dopo. Si riprenderà, lo sponsorizzerò nei video dopo. Insomma ormai raga, cioè, abbiamo capito come funziona YouTube. È una piattaforma di merda. Se voi vedete che un giorno non carico un video, voi per sicurezza andate sul canale, vedete se li ho caricati o no. Se non li ho caricati bene, se li ho caricati andate a insultare quelli che gestiscono YouTube. Scatterbug, ok, tra l'altro tre Pokémon out of nowhere quest'uomo. Ok, livello 12 fra...
Parentesi. Ai, porca ok, perfetto. Lo accetto perché ne ho fatti 40 anch'io di critical. Questo però mi aiuta a utilizzare acquaiuto, tipo si chiama. Non mi ricordo più, raga. Ormai, raga, non so più giocare a Pokémon, veramente. Mola, mi sto altro attacco rapido, altra azione. Ok, adesso in teoria con Bubble dovrebbe morire, perché se non sbaglio acquaiuto potenzia del 33%. Quindi in teoria, ok, perfetto, che gestamo. Livello 13 per il nostro Synchro, che finalmente raggiunge all'incirca il livello. Ci stiamo avvicinando, però non siamo ancora lì. Però stiamo per raggiungere il livello di Tylove. Olè, perfetto. Allora, bag, potion e andiamo a commanding. Allora, perfetto, livello 13, livello 15, sì, come sosteneva la mia teoria. Perfetto, possiamo proseguire. Io spero che questa sia la strada giusta, altrimenti bestemmio Bud. Che cazzo sei? Cosa? Perché? Ma poi a che livello? Ok. Ok, raga, così. In questa regione funziona così. Va bene. No, mi piace questa cosa. Pensa a te. Mi ribalta a sangue. Mi ribalta a sangue. I livelli, figliolo, i livelli. Allora, proviamo con una Pokéball, raga. Perché cioè, se lo piglio con la Pokéball, cioè, se non lo catturo. Oh, Focus Energy, davvero? Oh, raga, non me la sento di catturarlo perché perdo. Però se io ti faccio, ad esempio, un Quick Attack, in teoria un po' di male dovrei farti. Raga, non gli ho fatto una sega. Una sega. Dai, ok, perfetto. Aspettavo solo questo fatidico momento. Tra l'altro adesso, ragazzi, ha fatto Focus Energy, parliamone. Io lo so, lo so. Aspettate, fammi una cosa. Mandiamo Bidoon, utilizziamolo per curare Bidoof. E... buonanotte, utilizziamolo per curare Tylove. Vai Bidoon, che sembri che fluttui con queste ombre scriptate di merda proprio. Ok, perfetto, allora ci curiamo Tylove. Vediamo cosa fa questo. False swipe, ok, false swipe. Oddio, raga, sto inglese che... ok, finché fa false swipe, ragazzi, siamo a posto. Questo è falso finale, raga, quindi non mi può togliere nulla in realtà. Ok, tanto adesso fa pur... questo Scyther c'ha dei deficit a livello cerebrale, va bene? Hai una neoplasia al cervello, figliolo. Dovresti cercare di buttare... se lo butto giù con Bidoof, rido. No, cioè, veramente, se lo butto giù con Bidoof non meriti di essere un Pokémon, per quanto mi riguarda. Cioè, puoi andartene. Non so se mi sono spiegato. Tra l'altro, poi se lo butto giù con Tylove, comunque mi piglio tanta di quell'esperienza che la metà basta. Bidoof, me lo fai un critical, tipo a cazzo, no? Ma, la musica? Ok, perfetto, è saltata malissimo, ci sta. Mi piace. Olè, critical, l'ho chiamato. Adesso, raga, se lui mi butta... cioè, mi state dicendo che sta succedendo davvero. Ok, perfetto, ci siamo capiti. In teoria adesso col mio Tylove, se lui non critta, attenzione, se lui non critta dovrei riuscire a vincere. Perché, ripeto, c'ha un cancro al cervello. Wing attack. Ok, false swipe, anche se critta, in teoria, ok. Vai giù, vai giù. Ok, Tylove dovrebbe salire al livello 17 e questo Scyther qua non è degno della minima considerazione. Vediamo se saliamo al 17, quasi. Non ci evolviamo perché... ok, grazie. Questo evento qua del gioco me lo devono ancora spiegare. Cosa ho visto lì? Oh! Allora, a parte che... no, allora, dovete... ok, perfetto, questo è un Zucca... consegnami questo Scraggy. No, vattene via, stronzo. No, creep vuol dire tipo... farabutto, ecco cosa vuol dire. Ora mi stai facendo impazzire. E la madonna, sì. Che cazzo è il lancio della pupa? Nuova disciplina olimpica. Ehi, tu sei un allenatore, posso vedere i tuoi Pokémon? No, posso vedere i tuoi Pokémon, un'affermazione. Un ragazzo in un uniforme nera mi ha rubato lo Scraggy. È l'unico Pokémon che mi può aiutare... allora, le virgole. Prodotto le virgole. È il mio unico Pokémon, puoi aiutarmi a riprenderlo? Certo, quel farabutto è saltato giù dal ledge, come minchia si chiama, dal saltello, insomma, dalla città dove c'è un... there's a groove down there, there's probably where he's hiding.
Groove esattamente. Stavo per dire Tomba, ma Tomba è Grave, non c'entra un cazzo. Come al solito, comunque, entriamo dal lato del centro Pokémon. Mai perdere le vecchie abitudini. Ok, buonasera, signorina Joy. Per mia parte, buonasera, che sono le 16:58. Che sera è alle 5? Che sono inglese. A proposito di andare in Inghilterra, queste cose belle. Siamo a 10 minuti, direi, ragazzi, per questo episodio. Esploriamo un attimo la City. Allora, questa è la pupa. Tra l'altro, una delle cose più tirate di. Una delle cose più tirate di questo universo, questa storia di. E devo di qua. Ma è andato molto. Aiuto allenatore, mi hanno rubato il Pokémon. Cattura lì. Ecco. No, grazie. Did you know that Alaros is neighbors with the Unova region? Also, there's a fair in the northern part of Alaros that can take you some island of the shore of Kalos. Ok, perfetto, questa regione confina con Unima e una nave può portarci a Kalos. Sono un ricercatore che viene da Ornata Town, questa casa è dove vengo nelle mie vacanze, dove scappo praticamente dal mio boss durante le vacanze. Ecco, lui ti dà cioè ti do questo, il bell, perfetto. Io, a parte che sembra il ah no, il Hill Ball. Cioè palla cura? Oh, no, aspetta, forse la cura ball. Sì, infatti che ritarda. Sparatemi nelle gengive. Voglio vedere la mia faccia spappolata. Cos'è la palla cura? Ok, per il nuovo gioco. Allora, proviamo a entrare in questa. Questo gioco deve migliorare un pochino la sua fluidità. Buongiorno, lei che mi dice? Epistone is kind of like a crossroads. There's a gazy desert of the north, hill town in the west, and finally Teo City to the east. Ok, perfetto, ci sono un po' di cose. È tipo un punto di incontro questa città. Anche se c'è un pochino il tumore, però vabbè. Dettagli, ok, perfetto. Allora, questa parte qua suppongo che il bambino mi stoppi. Ehi ragazzo, questo posto è bloccato dalla Kid Gang. Questo è il nostro. Ok, perfetto. Non possiamo andare di qua. Probabilmente perché non è compreso nella demo. Di qua nemmeno, suppongo. Fatemi vedere un attimo. Commentate questa cosa che avete appena visto. Ok. Oh, ciao, sei tu? My name is Romero. Il mio nome è Romero. Stavo vagando qui cercando degli allenatori forti. Non ne ho ancora trovato. Ok, perfetto, possiamo affrontare questo muncolo qua dopo che avremo affrontato la seconda palestra. Mi piace sta cosa, perfetto. Ok ragazzi, allora direi che per questo episodio possiamo concludere qua. Questo video è stato abbastanza carino, mi è piaciuto riprendere in mano sto gioco, non me lo ricordavo così bene. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Noi parliamo con questa bellissima pupupa e facciamo uscire il nostro come si faceva a far uscire il mio poco? Con A, vero? Dai, esci. Vieni fuori, lezzo maledetto. Dove sei? Non mi ricordo come. Con E, con G, con V, con C, con D. Tua madre in Burundi. Ok, noi ci becchiamo in un prossimo video.